Da italiani possiamo solo dire grazie Claudio. Senza di lui il nostro motociclismo avrebbe avuto meno fortuna e nemmeno la metà del prestigio che ha saputo donare a tutte le sue creature, quelle che poi sono diventate patrimonio mondiale della bellezza. La famiglia Castiglioni iniziò la missione parecchio tempo fa, nel 1978 con la Cagiva, in quella schiranna che continua ad essere il paradiso delle moto per la bellezza del luogo e dei colori, affacciata direttamente sul lago di Varese. La produzione delle motociclette ha sempre viaggiato parallela alle competizioni, perché quella era la passione viscerale di Claudio Castiglioni, fin da allora presidente dell'azienda. Aveva preparato una 500 per far correre Gianfranco Bonera e Marco Lucchinelli. Da quel prototipo, cresciuto nel tempo, passarono piloti come Randy Mamola, Eddie Lawson, John Kosinski. Arrivò la prima vittoria nel 1992 al GP di Ungheria con lo stesso Lawson, mentre quel matto di Kosinski terminò al terzo posto la stagione del 94, l'anno del ritiro di Cagiva dal motomondiale. Le soddisfazioni non mancavano neppure nel fuoristrada, prima col trionfo alla Parigi-Dakar nel 90 con Eddie Orioli, poi nel motocross col titolo di Vekkonen e Stribos nel mondiale 125 a metà anni 80. Ecco, quello spirito, quella voglia di moto diffusa fra gli uomini dell'azienda varesina ad opera di un sempre entusiasta Claudio Castiglioni è la forza, l'energia vitale di quel luogo così speciale per le moto. Il presidente era un romantico, capace però di trasformare aziende in crisi in realtà di successo. Dopo la Cagiva fu il turno di Ducati, nella seconda metà anni 80. Conobbe successo con i modelli Monster e 916, con la quale si distinse anche nel mondiale Superbike. Nell'87 acquisì Husqvarna e Moto Morini. Soltanto nel 1992 venne assorbito dalla famiglia Castiglioni il marchio MV Agusta. Nacque parallelamente il CRC, Centro Ricerche Cagiva, con a capo il maestro del design, Massimo Tamburini, che aveva un vantaggio oltre alla dote dell'artista. Col presidente poteva progettare senza tenere conto dell'industrializzazione. La moto doveva piacere, punto e stop. Nel 1997 venne presentata al Salone di Milano la prima F4, rossa e argento, con gli scarichi a canne d'organo. Da lì in avanti, MV Agusta, con F4 e Brutale, si conquistò i più autorevoli riconoscimenti da tutto il pianeta, perché, come disse Claudio Castiglioni, al mondo esistono molte moto belle, ma MV Agusta è un'altra cosa.